Io sono quello da guardare quando... Il calcio è un linguaggio con i suoi prosatori e i suoi poeti. Prendiamo in prestito questa frase di Pierpaolo Pasolini. Il regista introduceva così un suo pezzo sul giorno nel 1971 e la facciamo per un momento nostra. E l'Avellino, il suo poeta in epoca moderna, l'ha avuto Salvatore Fresta, classe 1968, oggi compie 50 anni. È stato l'idolo della generazione 90, colui che ha incantato gli innamorati del lupo più riprese. Romano di nascita, irpino d'adozione, ha scolpito ricordi indelebili nel cuore e nella mente di tifosi giovani e meno giovani. Perché le poesie non sono solo fatte di parole, le poesie possono essere scritte anche con un colpo di tacco ad Empoli o mandando la palla in fondo alla rete dopo aver superato gli avversari come Birilli. È stato uno degli ultimi eroi della Curva Sud, uno degli ultimi a ricevere un coro dagli spalti. Il perché di tanto amore? Perché Totò non si risparmiava, era uno che la maglia l'ha sempre sudata, uno che quando Avellino ha chiamato ha sempre risposto presente. Lo potevi trovare in strada a bere una birra, magari con una Marlboro appesa alle labbra, ma nemmeno ci facevi caso. 123 presenze ufficiali e 35 reti tra campionato, coppa e playoff. Ma l'immagine più bella di Fresta resterà quel braccio alzato sotto la Sud dopo ogni gol, sotto quella curva a cui è rimasto legato. Ad Avellino ci torna ancora per salutare la sua gente, quella gente con cui qualche volta in trasferta soffre al fianco del suo grande amore. E se chi non ha vissuto gli anni d'oro oggi ha un innato senso di appartenenza verso la propria terra, è anche un po' un merito suo. Non